Ma buongiorno fratelli e sorelle rossoneri, buon sabato a tutti, buon sabato di partita. Innanzitutto voglio ringraziarvi per essere sempre più numerosi a seguire il canale e spero che lo sarete sempre di più. Ed è per questo motivo che vi invito, se non l'avete ancora fatto, sapete che non lo dico quasi mai, a lasciare ovviamente un like a questo video e iscrivervi al canale, perché l'iscrizione vi permetterà anche di essere parte attiva delle live e dove potete commentare e lasciare appunto le vostre opinioni e interfacciarvi con noi. Questo solo se vi iscrivete al canale. Detto ciò, stasera è una partita, a parte essere importante, è una partita di incroci. Una partita di incroci pazzeschi, incroci presenti e incroci futuri. E adesso andiamo a spiegare il perché. Innanzitutto nella partita di stasera ci sarà dall'altra parte, quindi dalla parte dello Spezia. Ieri sera mi sono sbagliato, scusate, ho detto invece di dire Spezia ho detto Empoli, perdonate, ogni tanto posso sbagliare anch'io, poi ero ancora un po' frastornato dall'anestesia dell'operazione. Detto ciò, dall'altra parte ci sarà Caldara, che è l'ex di turno, ormai possiamo definirlo un ex, anche perché il contratto scadrà nel 2023 e lui è in prestito un anno allo Spezia, quindi l'avventura al Milan è praticamente bella che finita. Quindi l'enfant prodige, colui che era visto come un predestinato, comunque come un difensore predestinato, alla fine non ha avuto molto successo, ha girovagato un po' fra Milan, Atalanta, Milan, e alla fine ha accettato il prestito allo Spezia perché purtroppo la carriera non è andata secondo le sue aspettative. Succede a tanti calciatori, nel calcio come nella vita, che le carriere possono prendere una piega diversa da quello che noi notoriamente ci aspettiamo. Un altro ex di turno, ma questa volta di proprietà attuale del Milan, e credo che lo rimarrà, è Daniel Maldini. Dovrebbe essere presente anche lui nella gara, non sta avendo molto fortuna allo Spezia, non sta trovando molto spazio, ha avuto qualche problemino, ha collezionato veramente poco, però il Milan l'ha mandato in prestito allo Spezia, una squadra tranquilla che galleggia nella metà classifica, a volte ha qualche difficoltà, media bassa classifica, per farlo crescere in un ambiente più ovattato, un ambiente più tranquillo dove possa star sereno. Quindi è una partita di parecchi incroci e soprattutto è la partita di un incrocio importantissimo, e stiamo parlando del difensore valutato circa 20 milioni. Parliamo di Kivior, ragazzi, che vedremo stasera all'opera, quindi chi non lo conosce ancora, chi non l'ha ancora visto, stasera potrà farsi un'idea. Chiaro è che speriamo che non faccia il fenomeno stasera, ovvio. Però è un giocatore importante, adocchiato da diverse squadre della Serie A, tantissime squadre della Serie A e non solo. È ovvio che a questo livello qualsiasi squadra furba e intelligente come lo Spezia vuole monetizzare il più possibile. Ci sono Juve, anche l'Inter interessata, mi pare anche la Roma avesse fatto qualche sondaggio. Chi la spunterà in tutti questi? Io credo che alla fine potrebbe veramente spuntare la Milan, soprattutto perché i rapporti sono molto buoni e soprattutto perché il Milan ha fatto, diciamo, tra virgolette, il favore, il piacere, si scambiano i piaceri, allo Spezia di prestargli sia Daniel Maldini che prestargli Caldara per un anno. Quindi diciamo che il Milan potrebbe avere una prelazione, una corsia preferenziale, scusate il sole, per questo giocatore. Ed è quello che pensano anche in dirigenza, ed è quello che si pensa all'ambiente, che alla fine il Milan potrebbe veramente spuntarla su questo giocatore, su Kivior. Chiaro è che il prezzo è un po' alto, ma tutto può succedere, magari potrebbe essere inserita qualche contropartita poi eventualmente per abbassare la richiesta della squadra dello Spezia. Ditemi anche la vostra, fatemi sapere cosa ne pensate di questo giocatore, cosa ne pensate la partita di stasera che ormai si sta avvicinando, e più tardi proviamo a dare la formazione ufficiale. E non per ultimo, dovremo essere in live alle 5, la solita prepartita, mi raccomando, la solita live prepartita, non mancate, noi sentiamo più tardi, come sempre Forza Milan e addio!